Benissimo, ciao ragazzi, ciao a tutti, ben ritrovati, vediamo un po' chi c'è. Welcome back everybody. So, today we're streaming on different platforms, so we're gonna have a lot of people, I guess. Ok, vediamo un pochettino, stiamo andando un pochettino su tutti i canali social quest'oggi, quindi sul canale YouTube, sui Facebook group, Facebook page, ovunque. Benissimo, allora vediamo un pochettino. Ciao Luciano, dice ciao Davide, ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao, ti guardo per un po' dal lavoro con mascherina e guanti. Grazie mille per il tuo lavoro. Franco, ciao, buon pomeriggio Daniele, Gigi, benissimo, ok. All right.
Luciano, bravissimo. Grazie Luciano. Giuseppe, ciao a tutti, ciao Davide. Benissimo. Ok, fantastico. Luigi, Luca. Fantastico. Ok, bene ragazzi, come al solito parlerò un po' in inglese e un po' in italiano, ok, in modo da farmi capire un po' con tutti. Ok, so welcome back in a new masterclass. I'm gonna speak in Italian and English, so no worries if you hear me talking in English. I will try to speak in Italian and English both. Okay. So first of all, I have a big news that I want to announce. So that's why we're streaming all platforms. Okay. So this is gonna be a very important news for all the students of my academy. And if you haven't done already, please check our academy here at that address, okay? So I'm gonna be back and talk a little bit in English, but let me go back in Italian so I can explain to everybody what is the big news, okay? Quindi ragazzi, oggi stiamo andando un pochettino anche in, diciamo, a reti unificate, diciamo così, anche perché abbiamo una bellissima notizia che riguarderà gli studenti della mia accademia, Guitar Lab, che vedete a questo indirizzo, se non l'avete ancora fatto, andate a darci un'occhiata, perché il 1º maggio, okay, alle 18 in punto, per gli studenti membership e per i miei allievi diretti, ci sarà la possibilità di iscriversi ad una masterclass con un big della chitarra moderna, ovvero stiamo parlando di Mr. Oz Noi, ok? Faremo questa Pro Masterclass aperta esclusivamente agli iscritti membership e ai miei allievi diretti. Quindi, se non l'avete già fatto e volete magari incominciare a migliorare un po', a lavorare un po' sul vostro playing, andate a considerare anche un po' questa opzione membership che vi darà diritto anche a iscrivervi con un piccolo extra anche a queste masterclass che faremo in maniera continuativa durante l'anno. Okay, so this is gonna be the big news. So I was saying in Italian that we're gonna have a big masterclass, a pro masterclass with a giant of the modern blues guitar, which is Oz Noi. Okay, so May 1st, only for membership students and for my one-to-one and one-to-many students, so we're gonna have this beautiful masterclass. Okay, me. Oz Noi Pro Masterclass on Guitar Lab. Ok, benissimo. Allora, ragazzi, detto questo, datemi conferma se mi vedete tutti quanti e mi sentite benissimo perché sto utilizzando un nuovo setup. Quindi datemi un ok. Ok, oggi intanto vi parlerò un pochettino di un argomento molto interessante che penso interessi un po' a tutti quanti, a prescindere un po' dal livello, ok? Ovvero parleremo di blues turnaround, ok? Cioè come andare a chiudere praticamente un giro, sia quando accompagniamo che quando facciamo i nostri soli, ok? Passo un po' in inglese, ok? Quindi se avete domande, se avete qualsiasi richiesta, perciò mi vedete guardare sempre in basso, cioè il computer dove vedo tutti i vostri commenti. Ok, quindi Giuseppe dice sì, audio bene, Francesco tutto ok, fantastico, ok? Fantastico, benissimo. Tanto saluto anche i ragazzi del mio team, Pierpaolo qui su Facebook, tutto alla grande, fantastico, grazie Pier. Ok, passo un attimo in inglese. And so I was saying in Italian, then today we're gonna talk about a topic, a very interesting topic, which is blues turnarounds, okay? So basically, it's a topic that obviously is so important at any levels because it allows us to close our blues progression, our 12-bar blues in a proper way, okay? So this is super important. And I wrote an article, I'm gonna translate it in English too, but we have this masterclass where I show you 8
blues turnaround, okay? But I'm gonna send you, I'm gonna give you on the article on my blog, even the transcription of any thing that I will talk about today, okay? And I will post a link below the video on YouTube, obviously, and on every platform, ok? Benissimo, allora stavo dicendo in inglese che c'è anche un articolo che potete già andare a vedere, in realtà se volete andate su blog.davidepannozzo.com e c'è un articolo su appunto sui blues turnaround e trovate già il PDF con la trascrizione di quello che vi andrò a spiegare oggi, ok? Benissimo, allora innanzitutto che cos'è il blues turnaround? Il blues turnaround è praticamente una cadenza che viene utilizzata soprattutto all'inizio o alla fine del giro blues, ok? Quindi questo è molto importante perché spesso e volentieri c'è questa diciamo mancanza un po' sul blues, no? Se ci fate caso, noi ragioniamo sempre su cosa suonare sul primo grado, sul quarto grado, sul quinto grado, le scale, eccetera, eccetera, però poi alla fine non andiamo a lavorare bene sulla chiusura, no? La lasciamo sempre un po' così. Invece c'è tanto da lavorare anche lì sopra. Molte delle cose che ho suonato nell'improvvisazione all'inizio della masterclass le ritroverete appunto nella trascrizione che ho preparato per voi. Ok? Quindi andateci a dare un'occhiata sempre su blog.davidepannozzo.com e trovate l'articolo Blues Turnaround, ok? Con il PDF scaricabile. Ok? Passo un attimo in inglese prima di farvi incominciare a sentire qualcosa. So, what is the blues turnaround? Okay, so the blues turnaround basically is one of several cadence. Okay, so it's a cadential patterns that we can use at the beginning or at the ending of our blues progression, our 12-bar blues. Okay, so basically it's super important because as I was saying in Italian, we always think about how to play, what to play as far as scales, triads, arpeggios, and everything. But sometimes we really underestimate the last part of our 12-bar blues, which is an error and a mistake to me, because it's super important to give the 12-bar blues all the importance from the beginning to the ending, okay? So the blues turnaround gives you the possibility to have a lot of dynamic and colors and everything you need to connect, okay, different rounds, okay? So for instance, I'm going to play something at the beginning or at the ending on the first part. We can connect the first part with the second through them, and on the second part, I can play something different. So, and so on, so on and so forth. So, it's super important to connect everything. Okay, so I think you're gonna dig this topic. Okay, benissimo. Intanto, vediamo un po'. C'ho anche la possibilità di mostrare qualche commento. Intanto, vedo Antonello. Ecco, ti mando in diretta. Ciao Davide, ci si rivede con piacere. Ciao Antonello. Ok, vediamo un pochettino se c'è qualche altro commento, qualsiasi altra domanda la potete fare, poi ne parliamo. Ok, benissimo. Allora andiamo a lavorare proprio su queste strutture, ok? Quindi la prima struttura è quella un po' che utilizzo più spesso, ok? La potete utilizzare, come ho detto all'inizio del giro blues oppure alla fine. Quindi, per esempio, il turnaround, quello più classico, che avete sentito milioni di volte, è questo qui, per esempio. Ok? Stiamo parlando di questo tipo di discorso qui, però questo è very basic, no? Quindi molto semplice, l'avete già sentito e risentito, però ci sono tantissime altre cose che possiamo fare, ok? So let's talk about the first, ok? The first is it's one of my favorite. I use it all the time, and you can play at the very beginning or at the ending of 12-bar blues, ok? So let's dive into. Ok, quindi questo è il primo che trovate nel PDF che potete andare a scaricare, ok?
Ed è questo qua. Ok, siamo in La settima, ok? Quindi siamo su un blues in A7, A7, ok? Quindi. So we're playing on A7 blues, okay? And you can play all these licks at the beginning or at the ending. Quindi che abbiamo qui? Ve li spiego un pochettino così capite anche da dove vengono. Allora, innanzitutto diciamo che il blues turnaround non è da confondere con la cadenza primo, sesto, secondo, quinto, primo. Quella è una cadenza riferita al più nel jazz si usa questa cosa, no? Sul blues turnaround invece è una cadenza che va dalla tonica, poi va dal quinto, va sulla dominante, sottodominante e poi sulla tonica di nuovo, ok? Quindi in questo caso che cosa succede? Abbiamo la tonica al canto e poi abbiamo questi intervalli di sesta che scendono fino a portarci all'accordo di tonica. Quindi. Bene, mentre in italiano andate a riprovare, lo spiego anche in inglese, ok? So, let me say that in English. So basically, you don't have to think about when you think about blues turnarounds, it's not the classic turnaround that you can find on jazz music. For instance, first six, two, five, one, like this, right? This is a turnaround, jazz turnaround, okay? The blues turnaround allows you to go from the tonic to the dominant. Okay, so from the first to the fifth to the fourth, going back on the root. Okay, so in this case, the first example that you can find on the PDF, you have the root here, and then you have six intervals. Very easy, but very effective. Okay, you can play as at the beginning. Okay, as an introduction, let's say that. Okay, or we can play at the ending of the 12 bar blues, so on the very two on the very last part, on the last two bars. So for instance, five chords, fourth, and then here. Perfetto. So, voglio spiegarlo anche in italiano questa cosa qua, ok? Ecco, ok. Vedo intanto bella la sedia Trono Blues. Esatto. Ok, fatemi sapere, un ragazzo ci salta la connessione purtroppo, fatemi sapere se mi vedete, perché prima mi dicevate che era tutto ok, fatemi sapere se è sempre ok, così. Non. Ok, ciao Davide, ciao a tutti. Benissimo, ok, vado avanti. Ok, fantastico. Allora, stavo dicendo questa parte qui, quindi questo turnaround lo potete utilizzare quindi sia all'inizio che alla fine, come dicevo prima. E se lo utilizzate alla fine, lo potete utilizzare quindi sul quinto grado, no? Quando si va sul quinto, poi si va sul quarto, poi si va al primo e poi si utilizza questa struttura. Ok, fantastico. Allora, intanto rispondo ad una domanda generale che Cristiano dice: Ciao Davide, di solito quando fai queste dirette? Allora, Cristiano, in genere queste dirette le faccio sempre per gli studenti membership del portale, quindi prima le facevo ogni settimana, adesso un po' di difficoltà perché non mi trovo nel mio home studio, le faccio una volta ogni 15 giorni, quindi sul portale guitarlab.davidepannozzo.com per gli iscritti all'opzione membership, ok?
così come sarà anche la masterclass, quindi che vi ho detto prima, vi ho annunciato prima, con Ozonoi sarà aperta agli iscritti membership, ok? Quindi se siete, se state valutando, ecco, valutate anche questa cosa, da adesso in poi per gli iscritti membership ci saranno anche un po' di queste collaborazioni con dei miei amichetti internazionali, ok? Ok, Fabio dice: ciao Master, ho dimenticato di chiedere in un'altra stanza, ma ti vedo bene. Non ti vedo bene, ma ti sento. Ok, ti aspetto, vai a prendere gli occhiali. Ok, Damiano, c'è questa domanda. Davide, una curiosità: hai tante chitarre, ma come mai in diretta vai quasi sempre con questa splendida Surf? Allora, guarda, in realtà, in questo caso la preferisci rispetto alle altre, il commento è stato tagliato. Devo dire che questa è la mia number one, devo dire questo, perché è la chitarra con cui mi sento più a mio agio, onestamente. Ho preso l'endorsement con Sur tanti anni fa, e mi è arrivata questa chitarra e l'ho sposata, diciamo così, la porto sempre con me. È veramente, e ho registrato le ultime cose, l'ho registrata quasi sempre con questa, quindi il mio suono, il modo di suonare si plasma perfettamente in queste chitarre, insomma. Però ho tante altre chitarre molto molto belle, però è un fatto anche poi istintivo, insomma. Ok, Enzo dice invece: oggi qualche passaggio sulla scala diminuita. Enzo, hai beccato appieno, perché in realtà la masterclass con Ozonoi sarà, vi do questo spoiler, diciamo, sarà proprio dedicata alla scala diminuita, scala esagonale, qualche accenno sull'outside playing e tutte le cose che si possono utilizzare per rendere il nostro blues un po' più speziato, diciamo così. Ok? Mario dice: non trovi PDF sul blog, Davide, solo sotto quale voce? Allora, in realtà vai sul blog, blog.davidepannozzo.com, c'è l'articolo e c'è un pulsantone che devi schiacciare per scaricare. Ok? So sorry to our English speaking friends, I was trying to reply to the comments, okay? But if you have any question, feel free to write a comment below and I will happy to answer to everyone, okay? Francesco dice: siamo proprio al top con le Pro Masterclass. Sì, sono molto contento, Francesco, devo dire che questa cosa, diciamo, è un plus per tutti quei studenti. Francesco è uno studente membership, penso sia la ciliegina sulla torta, no? Perché così con il membership e con il one-to-one o one-to-many lavoriamo costantemente insieme su tutti gli aspetti del playing di ognuno, e poi ci vediamo ogni 15 giorni, ogni settimana con queste masterclass come questa che sto facendo adesso. E poi faremo anche questi approfondimenti con questi grandi artisti internazionali. Ok? Bene, Luciano dice: trovate, semplicemente, semplicissimo trovarli. Ok, benissimo, Luciano. Alright, so let's move forward, guys. Ok, let's do the second one. Ok, I really love this one. So this is something that I use all the time. Ok? But anything I written down for you in the PDF, something that I really love to use, okay? So I don't have secret for you guys, okay? So anything has been written on the PDF, okay? Bene, allora passiamo al secondo, è veramente uno dei miei preferiti. Questi, diciamo, un po' tutto quello che ho scritto in questo PDF lo utilizzo molto spesso, ok? Ho intenzione di approfondire ancora di più questo argomento, ma comunque non ho segreti, come diciamo in inglese. Tutto quello che vedete su questo PDF lo uso spesso. Ok, so let's move forward on this. This is super interesting to me because it's a kind of contrary movement, right? Because you can see the C sharp is going up and the G, natural G, is going down. Okay, so something classical in some ways, right? Very interesting to me. Okay, vedete
interessante questo perché abbiamo una voce che sale e un'altra voce che scende, no? E quindi un moto contrario alle voci. Sentite, molto interessante. Questo lo utilizzo spesso, soprattutto nella chiusura, no? Quindi quando andiamo qua, I use this one at the ending of the 12th blues. So, for instance. But you can use this even at the beginning. Very easy, but very effective, ok? Lo potete utilizzare quindi sia all'inizio che alla fine, ma è molto efficace, devo dire così, ok? Ok, benissimo. Andiamo avanti. Quindi questi primi due erano un po' una, diciamo, uno l'evoluzione dell'altro, fondamentalmente, quindi sono abbastanza simili, a parte le voci che cambiano. Ok, andiamo a lavorare su un terzo, che è questo. In questo caso abbiamo anche un movimento accordale, una sorta di movimento più pianistico in qualche maniera. Ok, so this is gonna be the third one that you will find on the PDF. Ok, super super interesting. I can use this at the very ending of the 12th bar blues. Sometimes you can use on a slow blues, on a shuffle. If it's too crowded, you can use more on a slow blues than on the shuffle feel. So it really depends. Ok? Quindi qualche volta lo potete utilizzare sia sullo slow blues che sullo shuffle, qualche volta invece è preferibile suonarlo sullo shuffle. In genere, quando ci sono gli accordi, come in questo caso, preferisco suonarlo sullo slow blues, no? Quindi magari anche un lentone ancora più lento, no? Benissimo, allora vediamo un po' se c'è qualche commento intanto. Ok, allora vediamo. Stefano dice: dove sono i PDF? Allora, i PDF, come ho detto prima, sono sul blog, blog.davidepannozzo.com, c'è un articolo al riguardo e potete scaricare il PDF con tutti questi blues turnaround, ok? Lo stesso dice Lorenzo, dove posso trovare il PDF, idem, ok? Ok, fantastico, benissimo. Allora andiamo avanti. Ok, quindi ok, andiamo sul quarto. Allora, sul quarto invece lavoriamo in maniera un po' diversa, perché in realtà noi abbiamo adesso stiamo lavorando soltanto sul turnaround, ok, possiamo sia lavorare sul turnaround ma anche lavorare su una sorta di riff, diciamo, che chiude il giro, no? Questa è una cosa interessante. Spesso e volentieri, come vi dicevo all'inizio della masterclass, spesso e volentieri lo lasciamo un po' così, no? Il quinto grado, quando poi si passa poi sul quarto, eccetera, lo lasciamo un po' così, no? Invece possiamo, per esempio, studiare un fraseggio ad hoc per chiudere il giro, ok? So now I'm gonna play a lick, okay? So far we've just played a blues turnaround, okay? But you can always play a lick, okay? Sometimes we don't care about that part, so we play whatever we feel like, but it's okay, it would be very useful to learn specific licks to go to that part, okay? So for instance, I wrote down a lick for you like this. Ok, la mia poesia
pure nel context, ok? Quindi suono in un contesto, così lo sentite bene, no? Quindi, per esempio, passo sul quinto grado. Quasi magicamente in questa maniera, no? Vedete che tutto ha tutto un senso. Molto semplice, no? Però è perfetto per chiudere poi in questa maniera, no? Benissimo. All right. Ok, intanto qualcuno ha messo anche il link, grazie. Purtroppo non vedo chi sta vedendo, ecco, lo dico per tutti quanti. Chi sta vedendo la masterclass dai gruppi Facebook, purtroppo non vedo il vostro nome, ma vedo soltanto Facebook user. Ok, quindi non so chi ha postato, però chiunque tu sia, grazie per averlo postato. Invece se volete interagire direttamente potete andare anche sulla pagina Facebook e sul canale YouTube, così posso vedere anche i vostri nomi. Ok? Ok, intanto si è aggiunto anche Pier Giorgio. Ciao Pier Giorgio. Franco dice: e segui qualcosa stile Josh Smith o Kirk Fletcher? Allora, Franco, puoi andare su YouTube e c'è un brano che ho suonato live con Josh Smith, live a New York. Puoi andarlo a cercare. Davide Bonazzo, Josh Smith. Ok? Così lo puoi andare a vedere. Intanto, Cristiano, un altro allievo membership. Sono qui, benissimo. Cristiano, adesso ti vedo. Ok, Facebook user, sono Giampiero. Ok, Giampiero. Benissimo, ok, mettete sempre il vostro nome, così. Ok, benissimo, ok, se avete domande, fate pure, ok? Intanto si è aggiunto anche Maurizio, ciao Maurizio. Ok, Matty Waters, Claudio, grande Davide, ti ho scritto in privato, non fa lezioni dal vivo, non mi piace il PC. Guarda, Claudio. Se tu volessi venire a New York, andrebbe bene anche vederci dal vivo, però purtroppo la lontananza è un po' proibitiva, quindi per questo ci sono le grandi tecnologie. Grazie a Dio, visto quello che è appena successo in tutto il mondo, e comunque ci aiuta tantissimo, insomma. Ok, quindi dai un'occhiata ai corsi sulla nostra accademia. In ogni caso, ci sono anche le one to one e le one to many, sono un numero limitatissimo, però ci sono soprattutto in alcuni momenti dell'anno, ok, se ti interessa. Ok, benissimo. Intanto Maurizio dice: fai vedere meglio, ti mando in diretta, fai vedere meglio la posizione delle dita quando spieghi. Grazie. Allora, Maurizio, c'è anche la diteggiatura sul PDF, ok? Quindi se scarichi il PDF, c'è anche la diteggiatura di tutto, ok? Così non ci perdiamo niente. Ok, fantastico. Andiamo avanti, andiamo sul quinto, ok? So we are on the fifth blues turnaround. This one is super funny to me because I've taken it from I'm So Glad, the version by Cream. Okay. Okay, something that you might have heard before. Okay. That is the idea. Okay, it's not exactly like that, but that is the idea. Okay, quindi questo è preso un po' dall'idea di I'm So Glad di Cream, ok? Quindi tonica, poi 4-3 che si muove fino ad arrivare sempre sul primo grado. Ok,
potete suonare anche un po' di muting, no? Sempre sul quinto. Benissimo, questo lo potete utilizzare benissimo anche all'inizio, ok? Per esempio anche su un shuffle. Potete fare questo, no? So you can use this even at the beginning of the 12-bar blues, even on a shuffle feel. Stessa cosa l'ho suonata sia all'inizio che alla fine, no? Anche qui sulla fine. Benissimo, andiamo a vedere. Sto passando un po' da una schermata all'altra. Ok, fantastico. Ok, qualcuno chiede perché non apri la masterclass anche ai non iscritti. Allora, ci sarà la possibilità di accedere alla masterclass, però anche dopo, per i non iscritti, ma sarà soltanto la registrazione e la trascrizione della masterclass, mentre la masterclass in esclusiva, ad un prezzo molto inferiore, sarà soltanto per gli utenti membership e per i miei studenti diretti, ok? Su one-to-one e one-to-many. Ok, benissimo. Intanto vi faccio rivedere la locandina, ok? Per chi si fosse collegato soltanto ora, 1º maggio, ok? Alle 18, Jazz in the Blues, Davide Pannozzo e Oznoi, ok? In esclusiva live per gli iscritti, membership e per gli iscritti one to one, quindi i miei allievi diretti. Ok, so if you are membership students, you student, you can enroll the masterclass, the pro masterclass with Oznoi and with me. It's going to be on Friday, May 1st at 12 a.m. New York time. Ok, per tutti gli utenti, per tutti gli iscritti membership, vi manderemo poi una comunicazione, un link per procedere all'iscrizione il 26, ok? Quindi aspettatevi al 26, stiamo preparando tutto il materiale, tutte le cose che ci occorrono, quindi il 26 apriremo le iscrizioni e ci saranno pochissimi posti, quindi mi raccomando, pronti a procedere con le iscrizioni, ok? Fantastico, ok, vediamo un po' se c'è qualche... Ok, Giuseppe... Massimo dice: ciao Davide, grandissimo turnaround. Fantastico, grazie Massimo. Ok, andiamo avanti allora, se non ci sono altre domande, passiamo sul sesto. Allora, il sesto è molto interessante secondo me, perché in questo caso lo faccio prima sentire, ok? Perché in questo caso c'è anche l'accordo diminuito tra il quarto e il quinto grado, quindi è molto interessante. So let's talk about the sixth turnaround you can find on the PDF. So this is super interesting to me because I played the diminished chord as well between the fourth and the fifth chord. Okay, so it's like. Okay, let me play that again slowly. Ve lo faccio sempre in un contesto, no? Ah.
Essendo abbastanza articolato, vi consiglio di farlo. Adesso l'ho suonato sullo shuffle, però vi consiglio di suonarlo sullo slow blues, no? Ok, potete sempre mettere anche qualche vibrato, ok? So, since it's a little bit crowded, it's full of information, so I would advise to play that on slow blues. Versus the shuffle feel, right? Very interesting to me. So basically what happens, so here we have the D sharp diminished. Okay, so basically that is what happens. Okay. Quindi questo è quello che succede, perché in pratica abbiamo re diesis che si sposta sempre per terza minore, ovviamente, no? Quindi abbiamo questo. Questo per esempio ve lo consiglio di suonarlo alla fine del giro, non tanto all'inizio, perché ovviamente suona meglio secondo me alla fine, no? Ci sono alcuni turnaround che magari si sposano meglio all'inizio e alcuni che si sposano meglio alla fine, no? Col giro che state suonando, quindi assolutamente lecito. Ok, bene, andiamo avanti. Ci mancano un altro paio, quindi, e poi se avete delle domande sparate pure anche su altri argomenti, abbiamo ancora un altro quarto d'ora più o meno. Ok, quindi abbiamo anche quest'altro turnaround molto pianistico in questo caso. Ok, very interesting. It's more like a piano player would play. So it's basically a dominant nine chord going back chromatic from the dominant to the root. Let's put that in context too. Ok, suoniamolo in un contesto così vediamo di che cosa si tratta, no? Questo funziona meglio alla fine, ovviamente. Ok, Giuseppe dice: bello questo sesto. Fantastico. Ok, Roberto dice: scusate, mi sono appena collegato. Dove si scarica? Ok, ti mando in diretta. Scusate, mi sono appena collegato. Dove si scarica il registro di quello che stai suonando? Sul blog abbiamo messo, qualcuno ha messo, eccolo, Ruben. Grazie, Ruben. Ve lo metto anche. Okay, lo metto in sovraimpressione così. Oh, scusate, ho messo un altro commento intanto. Vediamo un po'. Ve lo metto in sovraimpressione. Ok, lo trovate qui. Trovate un articolo su blog.davidepannuzzo.com. Ok, quindi qui trovate un PDF da scaricare. Grazie, Ruben. Tanto si possono fare domande off topic? Certo che si possono fare. Assolutamente, spara pure.
Intanto Luciano dal quarto in poi è molto interessante. Grazie Luciano. Spero che vi siano tutti quanti utili prima o poi. Insomma, questi sono un po' da studiare e da implementare, ovviamente. Ok? So, Peter, ciao Davide, my Italian. It's not so good, but I get it. Nice. Thank you, Peter. I'm trying to speak in Italian and English too. So sorry if you catch me just speaking in Italian, but I'm trying to speak in English as well. If you have any questions, Peter, feel free to write a comment below. Okay, I'm here to help. Absolutely. Ok, andiamo avanti sull'ultimo, e poi apriamo un po' di question and answer. Ok, so let's see the last one, and then you can, in the meantime, you can ask me anything you want. So feel free to write a comment below. Ok, so we played, I guess, yeah, the seventh. So let's play the eighth. Ok, so the eighth will be like that. Okay. Okay, again, it's similar to the third or the fourth, I guess. Okay, just a chromatic movement with chords. In this case, we have basically an inversion of the root chord. So A7 on first inversion, and then we have okay, so it's like F E A, so B7 instead of F and B flat instead of E. So that is going to be a triton substitutions basically. So okay, quindi qui abbiamo la settima, primo rivolto della settima, poi abbiamo, invece di andare su fa settima, andiamo su si, invece di andare su mi, andiamo su si bemolle, poi ok, si bemolle sette, quindi. Ok, let me put that in context, ok? Fatemelo suonare in un contesto così capite bene, ok? Spiegato un po' tutto, ok? We talk about everything that you will find on a PDF. As I told you before, I'm gonna put a link on the description on YouTube and on Facebook, so later on you will have a link to the blog post, ok? Benissimo. Allora, apriamo un pochettino. Apriamo un pochettino a qualche domanda. Claudio dice, spesso me la dite questa cosa, così oltre che studiamo musica impariamo inglese. Fantastico, infatti sì. Allora, la prossima volta parlo solo in inglese, perché per me è un grande sacrificio parlare in italiano e in inglese. Non è facile. Ok, allora, non so di chi è questo commento. Mi dispiace che purtroppo Facebook, per un discorso di privacy, quando riceve un commento dal gruppo, io non vedo perché sto usando un programma esterno per andare su diverse piattaforme, quindi non so esattamente chi è a scrivere questo messaggio, però mi dice: adoro il tuo suono, il tuo modo di bilanciare
L'IQ con il potenziometro del tono, ma non riesco ad applicarlo, non riesco a replicarlo pur avendo una Fender Strato. Può dipendere dal tipo di potenziometro? Può dipendere da un sacco di cose in realtà. Considera che dipende sempre dall'amplificatore su cui sei. Ti dico questo, che in genere io non utilizzo mai il volume al massimo quando inizio a suonare, prima di tutto, e i toni. Per esempio, in questo caso ce li ho abbastanza aperti perché non mi trovo nel mio studio, quindi ho un amplificatore per chitarra acustica, ok? Quindi non posso regolare perfettamente il suono come vorrei, quindi lo lascio abbastanza aperto il tono. Però quando suono, per esempio, sul mio Duroc oppure sul Fender, in genere chiudo parecchio il tono, quindi ne parto anche da 5. 6, capito? Quindi tendo molto ad aprire sull'amplificatore, sul pedale e a chiudere sulla chitarra. Quindi prova a fare un po' questi esperimenti. L'amplificatore sicuramente influisce tanto, influiscono tanto anche i toni, ovviamente influisce tanto un po' tutto, insomma. Però prova a fare questo tipo di lavoro, cioè apri di più l'EQ sull'amplificatore e poi lo chiudi sulla chitarra, no? In genere si fa un po' al contrario, io consiglio sempre un po' di fare in questa maniera qua. Ok. Ok, vediamo un po' se c'è. Ok, Maurizio dice, puoi spiegare l'armonia del sesto turnaround? Me la sono persa. Maurizio, c'è tutto sull'articolo, voglio dare. Ho spiegato lì tutte le cose, quindi trovate un sacco di informazioni anche lì sopra. Voglio rispondere anche a qualche altra domanda. Vediamo se c'è. Maurizio sempre dice, sulla Strato se usi il volume aggiungi un treble bleed, se i toni si chiudono. Anche lì dipende molto dal pick-up, per esempio, Maurizio, in questo caso, però in genere quello che, soprattutto su questa chitarra, che monta dei pick-up Shure standard, in realtà, sono quelli originali che monta la Shure, non so nemmeno se ci sia il treble bleed, ovviamente, onestamente. Sulla Custom Shop, non mi sembra di averlo messo. Dipende sempre un po' dal tono, dal volume, dai pick-up, sono tante combinazioni ovviamente, no? Quindi non c'è una vera e propria risposta, diciamo, su questo. Ci sono tante variabili, ok? Ok, allora Frank dice, ciao Davide, consigli ritmici sull'improvvisazione? Guarda Frank, ho fatto una masterclass su questo, la trovi anche su YouTube, sul mio canale YouTube. Sì, mi stai scrivendo proprio da YouTube, quindi vattela a cercare. C'è una playlist che si chiama Modern Blues Guitar Lesson, una cosa del genere, o lezioni di chitarra blues moderna, e c'è una masterclass su come migliorare la ritmica sull'improvvisazione. Però in generale ti posso dire che la prima cosa da fare è suonare a metronomo. Ok, quindi lavora a metronomo e poi cerca il più possibile di variare anche dal punto di vista del pensiero. Quando incomincia a improvvisare, è sempre una buona pratica variare le ritmi che vai a utilizzare. Quindi magari invece di suonare sempre in terzina, in quartina, per esempio, invece di fare. Quindi magari se siamo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Potresti magari incominciare a ragionare anche per esempio in quartina, quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, vedi che già cambia completamente il senso di quello che stai dicendo. Il segreto è un po' quello, cioè suonare, diciamo, binario quando c'è un tempo ternario e ternario quando c'è un tempo binario, no? Quindi un po' lavorare sulla combinazione
delle ritmiche all'interno del suono. Quindi questo è un consiglio che assolutamente ti do. Poi anche sul membership, per esempio, dacci un'occhiata. Sul membership abbiamo 60, oggi è la 59esima masterclass che facciamo, quindi c'è un'altra masterclass dedicata proprio su questo argomento, se ti interessa nel particolare. Ok? Ok, vedevo. Grazie Marco per questo commento. Marco, hai una semplicità e al contempo efficacia nel comunicare, è veramente top. Grazie, grazie mille Marco, sei gentilissimo. Ok, fantastico. Allora ragazzi, prima di salutarvi, quindi vi lascio ancora una volta con questa grande notizia, vi mando di nuovo questa locandina. Ok, 1º maggio, quindi ore 18, in esclusiva per gli iscritti membership e per i one-to-one e one-to-many, c'è la possibilità di accedere, di iscriversi a questa Masterclass, Pro Masterclass con me e Oznoi. Ok, so, riceverete poi delle comunicazioni il 26 con un link che potete utilizzare per iscrivervi. Ok, so for every membership students and one-to-one students. Okay, so we're gonna do a Pro Masterclass with Oznoi and me on May 1st, 6 p.m. or 12 a.m. New York time. Okay, so this is gonna be absolutely great. Okay, bene. Allora, ragazzi, per questa masterclass, intanto è tutto. Poi vado a rivedere un pochettino un po' i vostri commenti se mi sono perso qualche cosa. Tantorino dice happy to see you doing this live and interactive. Ok, me lo sono perso. Thank you Rino. Ok, fantastico, benissimo. Allora ragazzi, vi saluto con un brano mio, ok, se siete d'accordo. Questo si chiama Chasing Illusions, fa parte dell'ultimo disco, Unconditional Love. Okay, quindi se non lo avete ancora ascoltato, andate a vedere, ad ascoltarlo su Spotify, okay? Trovate tutto lì sopra, e trovate anche su YouTube, per chi sta ascoltando la Masterclass su YouTube, anche il videoclip di questo brano. Ok? So, Chasing Illusions. Ok, so I'm gonna say goodbye, guys, with a song of mine taken from Unconditional Love, my last album. If you haven't done already, please go on Spotify and you can check that out, or you can watch the video on YouTube, the music video of Chasing Illusions. Okay? If you have any questions, feel free to hit me up anytime. Okay? Turns me, she's my nerves running.
Cities and visions. My heart is beating. Take my arms and neck, you can never steal so wet. Cities and visions. Thank you so much for watching this masterclass. Ok, grazie veramente a tutti per aver partecipato a questa masterclass. Vediamo un po' se c'è qualche altro commento. Ok, fabulous, I'll be watching the next one for sure, thank you. Ok, ciao Davide, complimenti. Complimenti di averti conosciuto, salve a tutti, grazie Luciano, ok, benissimo, top, grazie Ivan, grazie Cristiano, grazie Davide, alla prossima, ok, fantastico, benissimo, allora ragazzi, grazie ancora a tutti di cuore, intanto vi ricordo, questo è il mio account Instagram, se usate Instagram, ok, andate a seguirmi per rimanere in contatto, spesso mando anche delle... mi potete fare delle domande spesso anche su Instagram, quindi se siete anche lì sopra andate e seguitemi anche, ok? So if you have Instagram you can follow me and you can hit me up anytime there, and if you haven't done already please check my academy out, guitarlab .davidepanozzo.com, ok? And again, Pro Masterclass with Oznoi May 1st. Ok, for only for membership students. Bene ragazzi, allora andate a seguire anche la nostra accademia guitarlab.davidepannozzo.com. Quindi per oggi è tutto, vi ringrazio ancora di cuore e se avete qualsiasi domanda mi potete sempre trovare sia sulla pagina Facebook sia su Instagram, in qualche modo mi trovate, ok? Vi mando un abbraccio e ciao a tutti.